Quell'esperienza con New Vision è stata assolutamente positiva in tutto e per tutto, ma proprio in tutto e per tutto, e sia umanamente che professionalmente è da consigliare a tutti. Ecco, io mi ritengo molto fortunata, perché comunque se giri su internet le proposte sono tante, svariate, uno non sa bene come fare, insomma, quale scegliere, e rimane un po' spiazzato, quindi a volte magari vai anche un po' a caso. Invece sono molto contenta di essere stata consigliata riguardo questa clinica, e io stessa la consiglio decisamente a tutti. Allora, mi chiamo Angelillo, ho 47 anni, sono una cantante lirica e sono anche un'insegnante della scuola elementare. La musica mi segue ovunque io vada, compresa la scuola. Infatti, cantare è praticamente tutta la mia vita e trasmetto la mia passione anche ai miei alunni. Ho sempre avuto, da quando avevo 14 anni, la miopia, quindi è peggiorata col tempo, e portavo gli occhiali e poi le lenti a contatto, e sono sempre andata avanti così, non ci sono mai stati grossi problemi. Se non che verso i 40 anni ho notato un peggioramento all'occhio sinistro e mi è stata diagnosticata una forma di cataratta precoce. Un anno fa la situazione è diventata insostenibile. Era un disastro anche nella quotidianità, sia a scuola, ma soprattutto cantando, un disastro. Piangeva l'occhio continuamente, la lente che dava fastidio, insomma, non era possibile. Non sopportavo più la lente a contatto, nonostante tutti gli interventi e le migliorie che sono state fatte, perché mi sono rivolta al mio ottico di fiducia, che per me è proprio come di famiglia, ecco, lui. E nonostante comunque tutte le attenzioni, eccetera, anche lui stesso me l'ha detto, mi ha detto non c'è più molto da fare sullo strumento, sulla lente a contatto. Poi, vabbè, ha iniziato, beh, sempre intorno ai 40 ad avere qualche problemino anche da vicino, per cui il mio ottico mi ha detto o resti così e sopporti, altrimenti ho io un posto di fiducia, e mi ha detto guarda, se vuoi tentare qualcosa vai qui, solo qui, perché io mi fido solo di loro. Quando sono arrivata per la prima visita non nascondo che ero in ansia, ero preoccupata e anche non voglio dire scettica, però dicevo, ma chissà che cosa si potrà mai fare, non so. E invece poi la dottoressa Norcia mi è piaciuta tantissimo, proprio tantissimo. L'ho trovata simpaticissima, beh, stracompetente, ma è ovvio se lavora qui. E soprattutto anche lei è molto diretta, concreta. E questa cosa mi ha rassicurato molto. Mi ha spiegato molto bene che la soluzione che poteva esserci. E poi alla fine ho deciso di intraprendere questo cammino, e quindi invece del laser ho optato per la sostituzione del cristallino, ed è stata la cosa migliore che potessi fare, decisamente, e sono veramente felice. Ovviamente ero preoccupata, però ero anche in ansia in maniera positiva, non vedevo l'ora. Quando sono arrivata la clinica mi è piaciuta molto, perché è pulitissima, ordinatissima, tutto qua. Loro gentilissimi, ma all'inverosimile, tanto tanto carini. Non ho sentito dolore durante l'operazione, assolutamente, e nel post-operatorio nessun tipo di dolore, proprio niente. È incredibile quello che hanno fatto, io non ci posso pensare, mi sembra veramente impossibile, invece l'hanno fatto. E la cosa più incredibile di tutte è stato appunto il dopo. Improvvisamente vedi tutto. E tutto, cioè persino le etichette delle bottigliette sull'armadietto di fronte al letto, e ho pianto, pianto. Il momento più emozionante di tutti è stato andare al mare, perché essere in spiaggia e finalmente vedere senza avere la preoccupazione della sabbia negli occhi è stato bellissimo, davvero.